mi occupo un po' della parte editoriale di questi eventi, quindi la pubblicazione del catalogo, anche se è giusto dirlo, alla fine l'occhio grafico è sempre quello di Maurizio, come è giusto che sia, che è. Sono veicolo di emozione. Quando io mi avvicino ad un quadro, io non guardo mai subito il tema, il contenuto, il titolo, perché il titolo è difficilissimo da dare a un'opera d'arte. Qui siamo tutti artisti, pure io mi ci metto come poeta. Quando bisogna dare un titolo a un libro, ci vuole più tempo per dare il titolo al libro, non per fare il libro. Quando bisogna dare un titolo ad un quadro, ci vuole più tempo per dargli il titolo, un po' perché abbiamo questa voglia di sintetizzare con poche parole quella che è la nostra emozione. Di fronte a un'opera d'arte però la prima cosa che parla, sono i colori. Che abbiamo selezionato con molta cura perché dovevano rispettare degli standard, sono artisti riconosciuti a tutti gli effetti. Questa che è la mostra sarà itinerante, quindi è una partenza verso un viaggio come Ulisse quando partiva da Itaca. Non sappiamo cosa incontreremo, ma sicuramente incontreremo tante anche possibilità di ingrandirci. Zavarella è il cognome di Tito e quindi ho iniziato proprio a Pratola a fare la mia prima personale nel 2014 e poi ho fatto tante altre mostre in Abruzzo. Il pittore, l'artista deve essere una ricerca continua, al di là del, sennò altrimenti finisce l'artista. Ma la ricerca anche dentro, capito? Se stessi. Siamo venuti in questa mostra, ma proprio perché mi sembra di aver capito che siamo tutti catalogati. Essere catalogati significa investire su se stessi, investire sull'arte, investire sulla propria professione. Il messaggio che è vero, noi artisti probabilmente esponiamo ed esprimiamo, però non sappiamo molte volte la motivazione perché riusciamo ad esporre e a fare certe cose. Quindi questo quadro rispetto a tutti gli altri quadri è coloratissimo. Quello che noi notiamo a primo approccio
e vediamo come un profilo di un uomo e una donna che si stanno baciando, si stanno amando. Cromaticamente la parte rossa, rosa e fucsia è la parte femminile della donna, e tutta questa energia è quello che è come lei si sentiva in quel momento. La parte verde giocosa dell'uomo, che poi però questa parte rossa rappresenta la parte del cervello dell'amore maschile, e sono uniti da una sinergia che unisce questi colori in un modo armonico come delle note musicali. La donna, perché l'artista è donna e dentro di sé si sentiva in questo modo, in un mondo scuro, e la sua luce era questa, no, era tutta la religiosità, sia quella cristiana che quella dove lei si raffigura come quasi una sciamana, dove anche si sente incoronata da loro come in una laurea, non so forse se voleva significare anche che è una donna molto colta, e quindi anche per questo alimenta questo nutrimento suo spirituale, la sua cultura. Le piume del pavone sono anche simbolo un po' della vanità, perché noi artisti anche siamo tanto vanitosi, però non è una vanità egoistica, ma è l'esaltare del valore di noi stessi come tempio, e ci sentiamo parte dentro di noi, e interiormente ci sentiamo luce verso il mondo oscuro. E lo sfondo è scuro, quindi questa figura è la donna che in realtà regge il passato, che è l'Egitto nel passato, la storia, e la tiene in equilibrio con il mondo moderno. Sì. Ecco, io volevo dire solamente questo, che la mostra, ci sono tanti degli artisti, visto anche l'altra volta, tutti storicizzati, tutti selezionati. Vediamo se sono bravi sia tecnicamente che ognuno ha la sua, ognuno può il suo corredo storico e anche cronologico. Certo. Quasi delle bolle dello champagne, quasi un'espressione festosa. O potrebbero essere anche dei satelliti immaginari nella sua anima in un momento di felicità. I quadri di Giordana a primo impatto sono ci colpiscono subito i colori, ma se andiamo a vedere bene da vicino, ci sono delle cose uniche che lei fa, che sono queste, se le vediamo bene, sono delle decorazioni fatte a mano minuziosamente, che esprimono sia una tecnica che ha solo lei, questa è originalissima, esprimono una certa ricerca personale verso un'anatomia della forma, anche direi. Io la chiamerei la fiamma della felicità, perché è un nucleo come una candela che si sta espandendo. Qui abbiamo la parte più chiara che ha questi piccoli puntini e poi si ingrandisce. Poi se lo guardiamo bene da vicino, anche questi sono dei piccoli disegni. Quindi è veramente geniale questo artista. Perché non tutti hanno il coraggio, e l'ha fatto pure bene, abbastanza. Che dire.
è bene, molto scelta bene la cornice, il rosso, è uno spettacolo di colori. Chiunque vorrebbe avere un quadro così in casa, perché ha sia la, come si può dire, la spontaneità di questo fiore così colorato, con questi colori femminili armonici. È un'orchidea. Sì, è un'orchidea ingrandita, però è anche bello perché è visto in un modo moderno, che non, in un modo moderno che però con questa cornice diventa classico, quindi non si stanca mai. Queste venature spontanee fatte in questo modo, che nel fiore non è che c'erano, però tu le hai aggiunte perché è qualcosa di tuo ed è questa la caratteristica che ti rende artista, altrimenti saresti un'imitatrice della natura. Invece è un artista perché ha voluto esaltare questa piega che gli dà slancio, queste pieghe così, gli danno slancio al quadro e ti trasmettono una cosa, un'emozione piacevole. Anche la velatura con l'uso del colore. Sì, la le velature. E sì, i tappeti, diciamo. L'artista autodidatta che ha usato questi bianchi e neri quasi in una monocromia che contrasta con il fondo dei colori sia qui che lì. Lei si raffigura in autoritratto mentre lei si vede così in monocromia, lo sfondo è colorato perché dentro di sé ancora si sente neutra, anche con la figura maschile si sente in un mondo neutro rispetto al mondo esterno, dove il mondo esterno invece lo trova pieno di input e in questo caso è vista come una geopata, si ritrova in uno scudo dove si vorrebbe proteggersi. Mentre in questo secondo quadro vediamo la luna e questo mondo esplosivo che però nasce da un albero che sprigiona l'energia e lei quasi come in una preghiera vorrebbe rincontrare questa persona del passato che desidera di essere abbracciata e la sente dentro di sé. Vorrei recare un saluto a tutti gli artisti presenti per la seconda quadriennale dell'arte contemporanea italiana del 2023, che è stata inaugurata oggi, il sabato 4 marzo del 2023, presso le Scuderie Cardinalizie del Palazzo Altieri, sito nella città di Monterosi, in provincia di Viterbo. La prima quadriennale dell'arte contemporanea italiana è stata fatta nel 2019, nella città di Rossano, in provincia di Cosenza. Questa quadriennale, appunto, è nata da una mia idea per far conoscere, appunto, gli artisti che operano sul suolo italiano, non appunto quello nazionale, ovvero questo italiano anzidetto. Ringrazio vivamente l'amministrazione comunale retta dal dottor Sandro Giletti, sindaco della città di Monterosi, poi i galleristi Maurizio Pocchesci, Flavia Polverini e Donatella Calì, nonché Donatella di Francia, dei baroni di Cordopatri, che assurge al suo ruolo di madrina degli artisti. Voglio salutare gli artisti anche se siamo lontani, ma con lo spirito siamo vicini. Saluto Nelly Fonte, Arcangela Maiuri, Adolfo Magnelli, Paola Gravina, Luis Arrangiuri, Andrea Biffi, Luigia Boccalone, Mario Bova, Remo Giulio Caradori,
Rosa Caccace, Donatella Cali, Marco Castellari, Martina Capocasa, Giordano Cipolloni, Gianna Danese, Pier Giorgio De Sì, Simonetta Pantaloni, Donatella Di Francia, Sara Di Giovanni, Gianmarco Fella, Piera Bacchiocco Feliziani, Margherita Bratos, Fiorangela Filippini, Raya Gardel, Paolo Gubinelli, Lorena Masucci, Lina Mariolu, Nadia Martorano, Oronzo Mattiace, Romina Monteleone, Stefania Nicolini, Franca Pedaci, Amelia Perrone, Pokeshi Maurizio, Flavia Polverini, Paola Salomè, Ivana Sorce, Marisa Taffi, Gabriella Tolli, Giordana Verzilli, Ernestina Zavarella, Giampaolo Berto, Pino Reggiani, Giuliano Scattinis, Salvatore Provino, Patrizio Rabito, Brunella Patitucci, Giordo Friscolanti e Rebecca Antoniozzi. 50 artisti provenienti da tutta l'Italia, qui presenti con un'opera ciascuno, per rappresentare l'ontoconcretizzazione dell'arte medesima, che come sostanza metasuditante si ontoconcretizza all'interno degli spiriti degli artisti qui oggi presenti, nonché tale arte si palesa e si accidentalizza con tutta la sua forza d'urto metasostanziale attraverso i materiali artificial naturalizzati dall'ingegno degli artisti medesimi, nonché l'arte sopradetta decide come accidentalizzarsi negli spiriti, negli spazi e nei luoghi da ella stessi prediletti. La prima biennale, appunto, che fu costituita in Italia, nasce il 5 gennaio 1931, alla presenza dei sovrani, il re Vittorio Emanuele III e la regina Elena. Due giorni prima Mussolini aveva partecipato alla vernice, alla presenza degli artisti e degli addetti ai lavori. Il Palazzo delle Esposizioni fu restaurato all'epoca proprio per costituire la prima quadriennale, sorta, ribadisco, il 5 gennaio 1931. La giuria che venne nominata dal comitato era presieduta da Felice Carena, Arturo Dazzi, Ferruccio Ferrazzi, Giorgio Morandi, Adolfo Wild. Mentre ci fu una seconda giuria eletta dagli artisti, presieduta da Nino Bertoletti, Aldo Carpi, Umberto Coromaldi, Michele Guerrisi, Napoleone Martinuzzi. La giuria per l'assegnazione dei premi fu costituita da Benito Mussolini, il presidente fu Enrico di San Martino, Valperga, Francesco Boncompagni Ludovisi, governatore di Roma, Antonio Munoz, vicepresidenti. Furono invece Amerigo Bartoli, Roberto Longhi, Ugo Oietti, Cipriano Efisio Oppo e Adolfo Wild, che furono i membri medesimi di tale giuria. Il presidente fu all'epoca Enrico di San Martino Valperga. Il segretario generale della prima quadriennale fu Cipriano Efisio Oppo, e così via ancora. Altri personaggi illustri da menzionare nel comitato dell'organizzatore dell'epoca della prima quadriennale fatta a Roma furono il presidente segretario Antonio Munoz, che fu il direttore capo della ripartizione Antichità e Belle Arti del governatorato. Poi ci fu Orazio Amato, Antonio Barrera, Mazzini Berduschi, Nino Bartoletti, Duilio Gambelotti, Carlo Carrà, Arturo Dazzi, Enrico Del Debbio,
Giovanni Guerrini, Ermenegildo Luppi, Napoleone Martinuzzi, Carlo Montani, Margherita Sarfatti, Ardengo Soffici. Del comitato organizzatore era stato chiamato a far parte anche Amleto Cataldi, poi deceduto. Autorizziamo questa quadriennale, appunto io, Jean-François Bacchis Pugliese, mecenate, archivista, semiologo e critico d'arte. Il professore Giuseppe Giglio, critico e storico dell'arte. Mary Rose Florio, linguista e critico dell'arte. E Massimo Pasqualone, critico letterario e critico d'arte. Una buona vernice a tutti e i migliori auguri a tutti gli artisti. Arrivederci alla prossima quadriennale che si farà dopo 4 anni del 2013, ovvero 14, 15, 16, 2027. Buona felicitazione a tutti gli artisti. Grazie.